Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Claudia, questo è Creativamente e oggi vediamo come realizzare insieme questa borsa molto chic, primaverile, elegante e con un nuovissimo inserto in plexiglass. Questa è la novità, vedete qui tutto attorno c'è una cornice di plexiglass che è fissata alla lavorazione, che va a impreziosire e rendere un po' più particolare la nostra borsa. Poi gli ho fatto i manici in questo modo all'uncinetto e questo è il risultato finale. Qua gli ho attaccato la nostra targhetta, l'ho foderata in questo modo con la cerniera, appunto, vedete qui, e questi sono i manici, i laterali, vedete, in questo modo. Spero che il progetto vi piaccia e se provate a realizzarlo aspetto le foto sul gruppo di Facebook Mari, la mia concinettina. Un bacione, ciao! Allora, quello che ci occorre per realizzare questa borsa è una struttura in plexiglass pretagliata e preforata, vedete, in questo modo è un contorno della nostra borsa. Noi andremo a lavorare l'intera borsa, quindi la parte davanti, la parte dietro, il fondo, i due laterali, e poi andremo ad attaccare a questo inserto in plexiglass per incorniciarla e impreziosirla. Poi qui c'è lo spazio per poter inserire i manici, quindi due pezzi così di plexiglass spretagliati. Vado a lavorare con del cordino Swan Glitter, ho scelto questo rosa che mi fa letteralmente impazzire, un rosa glitter secondo me veramente stupendo, e il tutto andremo a lavorarlo con un uncinetto numero 3,5. Quindi vi ricordo che tutti gli inserti per le borse con queste strutture di plexiglass e tutto quanto le potete acquistare sul nostro sito www.merceriamari.it. Allora, per prima cosa dobbiamo partire a realizzare quello che sarà il fondo della nostra borsa, dopodiché andremo a lavorare il pannello davanti, il pannello dietro e separatamente i laterali. Per darvi un'indicazione, questo inserto per borsa è largo 30 cm per 23, quindi noi dobbiamo andare a lavorare un pezzo all'uncinetto che stia all'interno appunto di questa cornice, per cui ho calcolato che con il filato, il numero di uncinetto che sto utilizzando io, sono perfette 32 catenelle. Voilà, a questo punto iniziamo subito a lavorare le nostre maglie basse che compongono il fondo, quindi punto nella seconda catenella che mi trovo qui a partire dall'uncinetto e inizio a lavorare le mie maglie basse, una per ogni catenella. Una volta arrivata al termine del giro vado a fare una catenella, volto il lavoro e proseguo a lavorare un altro giro di maglia bassa, dove per ogni maglia sottostante vado appunto a lavorare una maglia bassa, e devo proseguire così fino ad aver ottenuto la grandezza del fondo desiderato, che secondo me può essere di un 8-10 cm a seconda delle preferenze, se volete una borsa un po' più grande o un po' più piccola. Io credo che la farò di circa 10 cm. E quindi appunto andiamo a lavorare tanti giri di maglia bassa fino ad aver ottenuto una striscia di 10 cm. Quindi appunto arriviamo al termine del giro, dopodiché faremo un'altra catenella, voltiamo di nuovo il lavoro e andiamo avanti appunto a realizzare una striscia alta circa 8-10 cm a seconda delle vostre preferenze. Allora, guardate, ho realizzato tutto il mio fondo, in totale ho fatto 14 giri di maglia bassa, e adesso iniziamo la nostra prima parte, dove lavoreremo appunto nocciolina. Quindi adesso, arrivati a questo punto, io faccio una catenella, volto il lavoro per iniziare il nuovo giro. Nel primo punto che mi trovo qui vado a lavorare una maglia bassa. Dopodiché dobbiamo andare a fare la prima nocciolina, una nocciolina che andremo a fare chiudendo insieme 4 maglie alte. Quindi carico il filo sull'uncinetto, mi inserisco all'interno, faccio come se dovessi fare una maglia alta, prendo il filo e ne chiudo 2. A questo punto mi fermo perché devo lasciare la maglia alta aperta, riparico il filo e ricomincio da capo e vado a lavorare
un'altra maglia alta che di nuovo lascio aperto. Ripeto con la terza e ne faccio ancora una, che è la mia quarta maglia alta. E a questo punto vedete che ho tutti gettati sull'uncinetto, ne ho 5, prendo il filo e li chiudo tutti insieme. In questo modo, voilà, vedete che si è creata la nocciolina. Adesso noi stiamo lavorando dal dietro, ma il davanti è questo, e abbiamo la nostra prima nocciolina. Mi sposto nel punto a fianco e faccio una maglia bassa. Stessa cosa per i due punti successivi, quindi ogni nocciolina è distanziata l'una dall'altra da 3 maglie basse. 2. Vado a farne ancora una. Adesso dobbiamo ripetere un'altra nocciolina, quindi di nuovo dobbiamo andare a fare 4 maglie alte chiuse insieme. Quindi vedete, chiudo 2 e lascio la maglia alta aperta, riprendo il filo, mi inserisco all'interno nuovamente e lascio la maglia aperta. 3, vedete che ne ho fatte 3, ancora una. Sono a 4, prendo il filo, chiudo tutto ed ecco che abbiamo fatto la nostra seconda nocciolina. Adesso di nuovo nei 3 punti seguenti vado a fare 3 maglie basse, quindi 1, 2 e 3. Dopodiché facciamo di nuovo un'altra nocciolina, che vediamo insieme ancora una volta come si realizza. Vedete, questo è il risultato delle nostre noccioline viste dal dritto. È una lavorazione intramontabile sempre bellissima, qualunque borsa si faccia, secondo me le noccioline rendono sempre tantissimo. Quindi andiamo a fare di nuovo un altro gruppo di 4 maglie alte che vado poi a chiudere tutte insieme. In questo modo, voilà, ed ecco fatto, abbiamo realizzato un'altra nocciolina. Quindi dobbiamo proseguire così per tutto il giro. Adesso andremo a fare 3 maglie basse nei successivi 3 punti, poi di nuovo una nocciolina e così via per tutto il giro. Guardate, ho concluso il primo giro di noccioline, questo è il risultato. Adesso ho fatto una catenella per girare e fare un nuovo giro, dove dobbiamo andare a lavorare maglie così come si presentano. Quindi dobbiamo andare a fare un giro di maglia bassa. Allora, come facciamo? Io vado a fare una prima maglia bassa qua nel mio primo punto, una. Poi ne vado a fare un'altra qui, 2, e poi vado a lavorare queste, 3 e 4. Dovete fare attenzione a non saltare le maglie, ovvero vedete questo piccolo buchino che si è creato qui in ognuna di queste noccioline. Bene, questo è un punto e non è assolutamente da dimenticare, quindi fate attenzione. Vedete che io adesso vado a puntare proprio qui in questo buco e vado a fare una maglia. Dopodiché vado a farne un'altra qui sopra. E siamo a 2 più le altre 2, quindi dovete sempre avere 4 maglie, una per la nocciolina più le altre 3 che già facevamo prima, ok? Quindi mi raccomando di fare attenzione solo a questo. Quindi adesso la prima maglia vado a prenderla qua, questa è una maglia bassa, ok? In questo modo, poi ne faccio un'altra qui più le altre 2. E procedo così per tutto il giro. Poi se avete paura di aver sbagliato, mi raccomando, contate al termine del giro quante maglie avete ottenuto e sapete subito se ne avete dimenticate oppure no. Allora, terminato il giro di maglia bassa, adesso dobbiamo di nuovo fare un giro di noccioline. Noccioline che però non andiamo a fare in linea con quelle già fatte, ma scambiate, quindi andremo a farle dove prima avevamo le maglie basse. Quindi per fare ciò dobbiamo e andiamo a lavorare altre 3 maglie basse.
A questo punto vedete che ci troviamo esattamente nel mezzo di dove prima avevamo il buchino tra una nocciolina e l'altra, ci troviamo nel mezzo, quindi è proprio qui che nel punto seguente andiamo a fare una nocciolina, quindi puntiamo e andiamo di nuovo a fare le nostre 4 maglie alte chiuse insieme. E voilà, ed ecco che abbiamo fatto di nuovo la prima nocciolina del nostro giro. Dopodiché di nuovo andiamo a fare 3 maglie basse nei punti seguenti, 1, 2 e 3, seguita di nuovo da una nocciolina. Quindi adesso vado a fare la nostra prossima nocciolina. E voilà, e vedete che le noccioline stanno uscendo scambiate, quindi dove prima avevo il buco adesso ho la nocciolina e così via. Ok, quindi proseguo alternando di nuovo 3 maglie basse, una nocciolina e 3 maglie basse per tutto il giro. Arrivati al termine del giro delle noccioline, adesso dobbiamo di nuovo fare un giro di sola maglia bassa e dopodiché dobbiamo ripetere il modulo da capo, quindi iniziare di nuovo facendo le noccioline dove facciamo una maglia bassa e poi subito una nocciolina, poi 3 maglie basse, una nocciolina e così via. Poi faremo di nuovo un giro di maglia bassa e poi di nuovo un giro di noccioline dove però partiamo facendo 4 maglie basse e poi una nocciolina. Ok, vedete che in questo modo si ottengono le noccioline scambiate e questo è il risultato. Quindi adesso vi faccio vedere ancora una volta che partiamo facendo le nostre maglie basse. Quindi mi raccomando, ricordatevi che una maglia bassa è proprio il buchino che compone qui la nocciolina, non saltatela perché altrimenti non vi ritrovate con lo stesso numero di punti con cui siete partite. E realizziamo in questo modo un giro intero a maglia bassa. Dopodiché, appunto, abbiamo detto che dobbiamo ripetere questo modulo di noccioline a giri, diciamo, alternati fino ad ottenere l'altezza desiderata. Quindi dobbiamo vedere che le noccioline stanno appoggiate qui nel nostro inserto alla base e dobbiamo realizzare fino ad arrivare qui in cima. Ok, quindi le noccioline devono stare perfettamente all'interno del nostro rettangolo, non superarlo, quindi dobbiamo fare tanti giri fino ad arrivare qua in cima, così. Allora, guardate, ho terminato di realizzare la prima parte del davanti, diciamo, della mia borsa e in totale ho realizzato 10 giri di noccioline, ok? Quindi in realtà i giri sono molto di più perché sono intervallati da un giro di maglia bassa. Comunque, se vi regolate contando le noccioline, ho 10 giri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ok? 10 giri, adesso dobbiamo ripetere lo stesso procedimento dall'altro lato. Allora, per realizzare le nostre noccioline dobbiamo inserirci qui con una maglia bassa e realizzare come prima cosa tutto un giro di maglia bassa, perché per avere le noccioline nello stesso lato di queste dobbiamo lavorare al rovescio, quindi dobbiamo girarci dall'altro lato. Andiamo dunque a fare un giro intero di maglia bassa. Vedete, in questo modo procedo per tutta la riga a fare un giro di maglia bassa. Una volta che sono arrivata qui al termine del giro, vado a fare una catenella e volto il lavoro. A questo punto andiamo a fare nel primo punto una maglia bassa e nel secondo punto invece andiamo a fare una nocciolina, quindi partiamo di nuovo lavorando 4 maglie alte chiuse assieme. E vedete che abbiamo di nuovo le noccioline girate, bombate dalla parte giusta dove abbiamo già le altre, ok? Quindi a questo punto alterniamo di nuovo la nostra nocciolina a 3 maglie basse nei successivi 3 punti.
E poi ripetiamo di nuovo una nocciolina e così via. Terminato questo giro andremo a fare un giro di maglie basse e poi di nuovo un giro di noccioline e andiamo a ripetere lo stesso quantità di giri che abbiamo appena realizzato da questo lato anche dall'altra parte. Allora, una volta realizzati tutti e due i pannelli di noccioline, questo è il risultato finale, dobbiamo andare a bordare tutto intorno la nostra borsa. Quindi io sono qui nell'angolo, vado a fare una catenella e mi inserisco nel punto di qua per incominciare a bordare questo lato. E dopodiché vado a fare una maglia bassa per ogni punto. Vedete? E devo proseguire a bordare tutto questo lato. Una volta fatto tutto il giro di maglia bassa e siamo arrivati qui sull'angolo, vedete, mi manca ancora un punto che vado a fare in questo modo, dopodiché faccio una catenella e mi sposto a lavorare l'altro lato. Quindi tutte le volte che arriveremo sull'angolo andremo a fare una catenella e poi andiamo a lavorare i punti così come si presentano, ok, per ottenere un angolo più bello e che non tiri. Facciamo appunto una catenella, dopodiché proseguiamo dunque a lavorare le nostre maglie basse, quindi di nuovo per tutto questo lato. Quando arriveremo qui faremo di nuovo una catenella per girare, borderemo tutto questo lato, una catenella per girare e bordiamo tutto l'altro lato. Allora, una volta bordato a maglia bassa tutto il contorno della nostra borsa, quindi abbiamo bordato interamente a maglia bassa, ho tagliato il filo qui dove ho terminato il giro e ho inserito di nuovo un nuovo cappio sull'uncinetto per un nuovo inizio, perché adesso dobbiamo andare a puntarci qui all'interno delle maglie che compongono il fondo, perché a maglia bassa andremo a lavorare quelli che sono i laterali della nostra borsa. Quindi vado a inserirmi con l'uncinetto in questo punto, che è il primo punto, diciamo, in corrispondenza con il mio fondo, e vado a lavorare una maglia bassa. Voilà, punto nei successivi punti e sempre vado a fare una maglia bassa. Fino ad arrivare qui nell'ultimo punto prima di iniziare le noccioline. Arrivati a questo punto vado a fare una catenella, volto il lavoro e di nuovo vado a fare un altro giro lavorando esattamente queste maglie che abbiamo appena finito di lavorare. Vedete? Adesso di nuovo faremo una catenella, voltiamo il lavoro e dobbiamo proseguire a lavorare in questo modo tutti i giri del nostro laterale fino ad aver ottenuto la stessa lunghezza in centimetri pari alla metà della nostra borsa. Ok, quindi qui dobbiamo alzarci per questa lunghezza. Dopodiché, una volta terminato questa parte, ci andremo a inserire dall'altro lato nello stesso modo e di nuovo andremo avanti a lavorare a maglia bassa per fino a raggiungere la stessa, diciamo, altezza. Allora, quindi una volta che abbiamo realizzato anche entrambi i laterali, dobbiamo andare a unire e comporre la nostra borsa con la base di plexiglass. Vedete che io l'ho già fatto da questo lato, ma adesso andremo a fare insieme l'altra parte. Vi faccio vedere come fissare appunto la struttura in plexiglass e poi come andare a fare il manico. Allora, per attaccare l'inserto in plexiglass dobbiamo andarci ad inserire nel nostro foro e nella parte qui in alto lavorata all'uncinetto. Agganciamo il nostro cappietto e lo estraiamo da entrambe le parti, quindi prima dalla parte lavorata e poi anche attraverso il nostro foro. Dopodiché andiamo ad inserirci nel foro successivo, quindi questo, e nella parte lavorata corrispondente. Vedete che da sotto sto tenendo il filo, lo aggancio ed estraggo il tutto in questo modo.
allungo un pochettino l'asola da non far fatica, mi inserisco nel foro a fianco, nella parte lavorata corrispondente, estraggo il filo e chiudo il tutto facendo una maglia bassissima, e vedete che mi si creano questi punti allungati che servono a fissare appunto l'inserto e la parte lavorata. In questo modo procedo così per tutto questo lato. Guardate, sono arrivata, ho attaccato tutto questo lato, sono nell'ultimissimo punto, mi sono già inserita nel foro e nella parte lavorata all'uncinetto, ma prima di chiudere dobbiamo andarci ad inserire anche nell'angolino qua del nostro laterale, in questo modo. Poi, dopodiché, prendiamo il filo e passiamo attraverso le tre parti, quindi il laterale, la parte lavorata della nostra borsa sul davanti, il foro, e andiamo a chiudere facendo una maglia bassissima. E voilà. A questo punto dobbiamo andare a chiudere, nello stesso modo l'altro lato, quindi ci inseriamo nel foro, ci inseriamo qui nella parte lavorata all'uncinetto e poi ci inseriamo per ultimo nel laterale. Solo a questo punto agganciamo il filo sull'uncinetto e andiamo a chiudere tutte e tre le parti assieme. Voilà, mi inserisco di nuovo nel foro, poi nella parte lavorata, diciamo, del davanti della mia borsa, nel laterale, prendo il filo e vado a chiudere tutto assieme in questo modo. E nello stesso modo dovremo andare a chiudere tutto questo lato e dopodiché anche tutto questo, mentre per quanto riguarda la parte qui in basso finale dovremo semplicemente andarla ad attaccare come abbiamo attaccato il primo giro da questo lato. Quindi queste due parti sono attaccate uguali e queste due uguali, però qui, quindi i due laterali, andiamo a chiuderli in questo modo, andando a prendere assieme la parte di plexiglass, la parte lavorata del davanti della nostra borsa e il laterale. A questo punto chiudiamo tutti e tre le parti insieme con una maglia bassissima e questo è appunto il risultato. Procediamo per tutto il lato. Allora, vediamo invece adesso come realizzare i manici. Per realizzare i manici dobbiamo fare un cappio con l'uncinetto e andarci a inserire in questo foro che è stato predisposto appunto per i manici. Con l'uncinetto mi aggancio il filo e vado a chiudere facendo, diciamo, una maglia bassa in questo modo. Quindi aggancio il filo, vedete, allora aggancio il filo che tengo qua da sotto, mi inserisco all'interno dell'anello, riprendo il filo e chiudo tutto facendo una maglia bassa, e questa è la seconda che andiamo a fare. Ripetiamo, quindi prendo il filo, entro all'interno del foro di plexiglass, aggancio il filo dall'interno e chiudo facendo una maglia bassissima. Così siamo a tre maglie, dobbiamo averne un totale di 5, quindi ripetiamo il procedimento ancora altre due volte. Così, vedete, aggancio il filo, entro all'interno del foro, di nuovo prendo il filo e chiudo. In questo modo ho 5 maglie e le giriamo tutte affinché siano qui così all'insù. Arrivati a questo punto dobbiamo fare una catenella e voltare il lavoro. In questo modo. Adesso queste sono le maglie che abbiamo appena lavorato, dobbiamo andare a fare 5 maglie basse in costa. Quindi andiamo a prendere la costina più esterna, più interna, cioè, e andiamo a lavorare le nostre 5 maglie basse. Quindi una maglia bassa la andiamo a lavorare subito qui prendendo in costa la costina che sta più verso l'interno, in questo modo, e facciamo la prima maglia bassa, poi andiamo a fare la seconda, la terza, la quarta e la quinta. Voilà, ecco che abbiamo fatto il primo giro. A questo punto di nuovo andiamo a fare una catenella e voltiamo il lavoro.
Nuovamente andiamo a lavorare 5 maglie basse in costa. E 5. Fatto questo, dobbiamo fare 3 catenelle. 1, 2 e 3 catenelle che, girando il lavoro, andremo a chiudere nell'ultima maglia che abbiamo. In questo modo andiamo a chiudere facendo una maglia bassissima. Facciamo una maglia bassa e andiamo a chiudere il tutto. Vedete che in questo modo qua si è creato, diciamo, il tubolare e le maglie si sono chiuse, e da qui in poi andremo a lavorare sempre in tondo 8 maglie, quindi le 5 davanti più le 3 catenelle sono 8 punti che ci permetteranno di realizzare appunto questo tubolare. L'unica accortezza che dobbiamo fare è che finora abbiamo lavorato le maglie prese in costa. Da adesso in poi invece le maglie non vanno più prese in costa, ma vanno prese in questo modo, ovvero dobbiamo andare a lavorare, vedete che la maglia in costa si è ripiegata e le nostre asoline sarebbero queste. Noi non dobbiamo più andare a lavorare né una né l'altra di queste due, ma dobbiamo andare a prendere la maglia che c'è qui in basso, vedete questa costina, 1, 2, 3, 4, queste costine che ci sono più in basso e che compongono il punto. Questo perché altrimenti il nostro manico, come vi ho detto prima, verrebbe troppo elastico. Quindi dobbiamo andare a inserirci nell'asola sottostante, diciamo, a quelle dove siamo abituati a puntare normalmente. Vedete che io vado a inserirmi con l'uncinetto nella maglia sotto e poi vado a lavorare le mie maglie in questo modo. Ad esempio, adesso è finita qui, voilà, e andiamo a fare una maglia bassa. Di nuovo giriamo il lavoro e andiamo a lavorare le 3 maglie che ci sono qui sul dietro, e di nuovo vedete che vado a prendere non questa asolina qua, ma quella sotto. Di nuovo vado a prendere questa qua, l'asolina che sta più in basso. Questo passaggio è fondamentale, quindi fate attenzione a non sbagliare, perché altrimenti il manico non vi resta rigido quanto dovrebbe, ok? Quindi, come vi ho detto, adesso devo andare a puntare in questo punto qui, questo qua, poi andremo a puntare in questo qui, in questo qua, ok? È un tubolare che cresce abbastanza in fretta e resta secondo me veramente stupendo, perché resta di una rigidità, vedete qua io dove l'ho già realizzato, e non ha praticamente più elasticità, resta rigido in forma, non ha nulla all'interno, ma resta di questa consistenza, quindi secondo me veramente spettacolare. Potete fare i manici della lunghezza che desiderate, tenete conto che è una borsa medio piccola, quindi io vi consiglierei di fare dei manici da tenere in mano. Se poi volete potete aggiungere una tracolla alla vostra borsa, ma fare dei manici esageratamente lunghi per questo modello io non ve lo consiglio più di tanto, ok? Quindi adesso dobbiamo andare avanti a lavorare le nostre 8 maglie basse in questo modo, girando in tondo e prendendo le maglie, mi raccomando, sempre in questo modo qua, ok? Quindi mi raccomando, le asole in cui dovremo entrare sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, sono queste, ok? Queste qui che sono un pochettino in fuori. Allora, una volta realizzata tutta la lunghezza desiderata del nostro manico, dobbiamo andare a lavorare le prime 5 maglie che abbiamo fatto. Quindi sono queste qua, che andiamo a lavorare in costa, quindi andiamo a prendere la nostra asolina qui così, e andiamo a fare 1, 2,
E 5. A questo punto andiamo a fare una catenella, voltiamo il lavoro e andiamo a lavorare di nuovo le 5 maglie basse, sempre prendendo la costina davanti. Quindi una, due, tre, quattro e l'ultimo che è qua, facciamo 5. Allora, una volta fatti i due giri, devo prendere la mia borsa e girarla al contrario, vedete, dall'altro lato. E qui ho i giri che devo andare adesso ad attaccare qua. Come faccio? Entro nel primo punto ed estraggo il filo. A questo punto mi aggancio con l'uncinetto a questa parte, prendo il filo che passa da sotto, lo tiro fuori e vado a chiudere. Stretto, 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 tirando bene bene in modo che sia ben saldo. A questo punto, vedete, il filo mi passa dentro qui ed è normale. Entro nel punto a fianco, aggancio il filo da sotto il plexiglass in questo modo, entro all'interno del mio quadratino, prendo di nuovo il foro e vado a chiudere il punto. Ancora, entro nel punto a fianco, estraggo il filo e vedete che lo prendo da sotto il plexiglass. Così, adesso entro invece dentro, ripesco il filo e vado di nuovo a chiudere. Questa volta però tirando, mi raccomando, ben bene. Ripeto lo stesso procedimento per i due punti mancanti. E voilà, se lo giriamo adesso dall'altra parte, vedete che il risultato è pressappoco lo stesso da entrambi i lati. Una volta fatto questo potete staccare il filo e vedete che il nostro manico è terminato e sta rigidissimo. Pur non avendo all'interno nulla che lo sostenga, la lavorazione fa sì che questo manico stia proprio in forma e sia un tubolare bello rigido e sostenuto. Voilà, guardate, ho terminato la mia borsa, questo è il risultato finale. Ho realizzato anche l'altro manico, poi l'ho foderata in questo modo, vedete, cioè l'ho chiusa con la cerniera e questo, ripeto, è il risultato finale. Sono veramente super soddisfatta, mi piace tantissimo, spero che piaccia anche a voi. Se provate a realizzarle, se provate i nostri nuovi inserti, mi raccomando fatemelo sapere nei commenti e sul gruppo di Facebook Mari e le amiche uncinettine aspetto di vedere le vostre creazioni. Un bacione, ciao!